Questa è una storia che ho sentito da un senpai della mia banda. In una città c'era un negozio che vendeva solo shumai, che si diceva non venissero preparati con semplice carne di maiale, ma con carne umana. Nella stessa città viveva un uomo conosciuto per il suo coraggio. Questi, infischiandosi delle dicerie, andò a comprare gli shumai. Tuttavia, mentre stava rientrando a casa, ebbe uno strano presentimento. Si voltò indietro. Ma non c'era nessuno. Chiedendosi se non fosse successo qualcosa alla scatola che conteneva gli shumai, l'aprì. Che era successo? Lui vide che uno degli shumai era scomparso. Nonostante il suo coraggio, l'uomo rimase letteralmente terrorizzato dall'inquietante scoperta che aveva fatto. Poi pensò che dovesse trattarsi di una semplice dimenticanza da parte del negoziante. Però volle verificare di aver visto bene e riaprì la scatola al successivo angolo di strada e così scoprì che non mancava solo uno shumai, ma due. L'uomo si spaventò ancora di più e corse fino a casa. Poi, una volta lì, si costrinse a calmarsi e, ritrovato il coraggio, aprì nuovamente quella scatola. Spaventoso! Altri tre shumai erano spariti in una volta sola! L'uomo, in preda al terrore, lanciò un grido con tutta la voce che aveva. Richiuse un attimo il coperchio. E poi, piano piano, lentamente, lo riaprì. Spariti! Non era rimasto nessuno! Questo non è possibile! Tutti gli shumai sono scomparsi! Ma che cosa sta succedendo? Dopo aver parlato così, l'uomo, anche se atterrito, volle dare una seconda occhiata alla scatola. Fu allora! Che scoprì che tutti gli shumai si erano attaccati al coperchio della scatola. Ma che razza di storia sarebbe? Davvero stupida. Sarà anche stupida, però fa ridere. Molto bene. Per oggi la lezione finisce qui, ragazzi. Vedo che avete apprezzato. Vorrà dire che la prossima volta vi racconterò la storia della marmellata bianca del terrore. Preparatevi a quello che vi aspetta. Ci vediamo. Ha 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 ha